Abbonati e vedrai video senza pubblicità. Buona visione. Il cervello è fondamentalmente costituito da una massa di sostanza nervosa circondata da una specie di rivestimento che si chiama corteccia cerebrale. È questa parte esterna, la corteccia, che ha le funzioni più delicate e che troviamo sviluppata soltanto negli animali superiori. Negli uccelli, nei pesci, nei rettili, negli anfibi, il cervello è privo di corteccia ed è costituito soltanto da una massa uniforme, incaricata di funzioni molto più semplici. La corteccia è formata da sostanza grigia, ricca di cellule. Il cervello è diviso in due emisferi, il destro e il sinistro. Gli emisferi sono collegati fra loro alla base. Ogni emisfero ha, grosso modo, la forma di un enorme fagiolo, con un polo anteriore, o lobo frontale, e uno posteriore, o lobo occipitale. Il cervello, inoltre, è particolarmente sviluppato nella parte laterale, formando il lobo temporale. Poiché la corteccia cerebrale ha uno sviluppo molto rigoglioso nella sottostante massa di sostanza bianca, essa è modellata in solchi e si formano così le circonvoluzioni cerebrali. Il cervello dell'uomo ha uno sviluppo di solchi e di circonvoluzioni superiori a quello del cervello degli animali. Nella corteccia cerebrale è possibile localizzare particolari zone con una funzione specifica. La zona comprendente alcune circonvoluzioni situate intorno alla scissura di Rolando, dal nome di un famoso anatomico torinese vissuto dal 1773 al 1831, è detta motrice, in quanto da essa partono gli ordini per i movimenti volontari degli arti, del capo, degli occhi, della masticazione, della deglutizione, eccetera. Subito posteriormente alla zona motrice si trova la zona sensitiva, sede delle percezioni che riguardano la sensibilità cutanea, quindi quella tattile, termica, dolorifica, e anche il senso muscolare. Si parla quindi di sensibilità generale per distinguerla dalle funzioni di senso specifiche che noi conosciamo come vista, udito, eccetera. Nella zona occipitale esiste un'area occipitale destinata alla percezione delle immagini visive. Quando si ha leso questo centro, si hanno fenomeni di cecità parziale o totale, oppure altri caratteristici disturbi della percezione visiva. Anche l'udito e l'olfatto, il gusto, hanno i loro centri nella corteccia cerebrale. L'udito ce l'ha nel regime temporale, l'olfatto, cosiddetto nell'ippocampo, e il gusto con una localizzazione che ancora non è ben precisata. Di tutti questi argomenti si parlerà ampiamente nel capitolo che segue. Esiste infine un centro del linguaggio che si trova nel lobo frontale sinistro e che controlla e regola
i diversi fenomeni collegati con questa fondamentale funzione dell'uomo. La parola.